se stesso ogni volta tutto luce su qualcosa e quindi grazie, perché sono portata a casa appresso proprio qualcosa di nuovo. E io stasera sono molto felice perché devo fare lui, che si chiama Eraclito, ed è uno dei miei filosofi preferiti, e vi posso assicurare che anche gli studenti, prima di andare a Platone, la colpa è sempre un po' della troppo, se comunque di fondo questo amore è platonico, perché è chiaro che poi contagia anche gli studenti, le scelte, però prima di andare a Platone, che non è solo lo portano dietro, questo è il filosofo preferito dai ragazzi. E non so se qualcuno di voi ha già fatto filosofia, qualche ricordo, magari si è volto qua, qualche collega che è qui e che comunque ha studiato filosofia, ecco, ricorda la potenza, il potere seduttivo, il fascino di questo filosofo, che poi sappiamo pochissimo, come sempre. Volevo proprio scrivere nel rosso, lui è stato chiamato l'oscuro, ed è una cosa da cui adesso di solito parlo, ma anche il piangente, colui che piange. Ma su questo aggettivo, colui che piange, participio insomma aggettivato, torno poi. Dopo aver spiegato, aver fatto se da voi un certo, tra virgolette, Democrito. Democrito, il padre dell'atomismo, comincia con lui un corridoio filosofico non solo straordinario, che ci si crede meno al materialismo, l'ho spiegato questa mattina in classe. Se non ti spiego l'atomo di Democrito, passando attraverso il futuro, arrivando a Lucrezio, passando attraverso la versione scientifica, non posso neanche farti comprendere l'humus di Leopardi. Quindi sarà molto importante vedere insieme Democrito, ma perché dovrò fare Eraclito e Democrito poi insieme da un punto di vista pittorico? Qui chiedo bene naturalmente anche a Roberto, soprattutto a Enzo, perché vorrei poter proiettare magari alcuni quadri, ma questo dopo e chiedere il commento al professore, perché sono sempre stati rappresentati in tempo, soprattutto nella pittura rinascimentale, Bramante, poi Rubens, per arrivando poi fino a Velázquez nel tempo, proprio ho trovato questa cosa che volevo sottolineare, ovviamente, colui che piange, colui che ride, ride Democrito, piange Eraclito, è bellissimo, bellissimo, quest'anno per la prima volta lo affronterò anche a scuola, perché fanno storia dell'arte, perché uno piange e l'altro ride, ma in fondo, se ci pensate, la vita è così, infatti arriviamo a Eraclito, perché è una sorta di giallo di fronte, dove una faccia ride del pianto dell'altra faccia, quindi in effetti Eraclito e Democrito stanno insieme. Poi ognuno di noi, e sarei sempre poi felice, un po' questa è la risultanza finale, tutto deve arrivare, ognuno di noi può dire quello che sente, perché la filosofia, la poesia, le umane lettere, credo che abbiano questo potere, se no non potrei stare qua. Potere ermeneutico, ognuno va in risonanza dove vuole, non c'è mai un senso ultimo. Per cui vi dico già che per me non è tanto Eraclito che piange, io il pianto lo darei a Democrito e ad Eraclito darei il sorriso, nel senso di riso, il sorriso, il riso. E quindi invertirei un po' questo stereotipo, questo topos, insomma, che nasce soprattutto nella tradizione pittorica del Rinascimento. In ogni caso, si è chiamato anche il piangente, comunque e sovente viene rappresentato con le lacrime. Stasera poi parleremo di queste lacrime, ma il suo movimento sarà più avanti. Dunque, Eraclito l'ho scritto qui, è la stessa, lo stesso riferimento alla, etimologicamente parlando, era che gloria di Era, quindi in qualche modo coniugata alla potenza di questa divinità, Era, Giunone, e a tutto il campo semantico, insomma, connesso ad Era. In ogni caso, nasce a Efeso. Se ricordate, nel primo incontro abbiamo parlato della filosofia greca e della sua quintitas, del fatto che nasca proprio lì, proprio in Grecia, perché proprio in Grecia e soprattutto nelle colonie greche. Quindi nell'Asia Minore, penso che vedendo Samo, vedremo la prossima volta la scuola pitagorica. Quindi è una realtà molto viva, dinamica, abbiamo parlato di una vitalità aperta, produttiva, ricordando, intraprendente, sono colonie molto floride da tutti i punti di vista, sia questo cosmopolitismo, questa forma mentis proprio aperta di accoglienza anche di altre culture. E c'è un'altra una parola che mi scusa intorno a cui poi gravita, secondo me, in modo veramente imprescindibile la nascita della filosofia greca, la parola libertà. Libertà
gerarchia, più o meno come appunto insomma la pubblicazione. Ecco, per quanto concerne la data, io ho scelto queste due date dal 540 più o meno al 480, quindi fra il VI e il V secolo, perché sono quelle che vi consegna Albaniano e più o meno anche Giovanni Reale, cioè i due manuali che noi abbiamo a scuola. Però sono molto indicative, perché ad esempio, non so, un testo sulla biografia che nasce addirittura anticipa la data, la data di nascita del 560. Tutto questo a denotare e a così sottolineare le cose, e per questi primi filosofi, come abbiamo detto l'altra sera, Calena, Lissimaco, Massimene, Pedagogo, per Pitagora poi non sappiamo quasi niente, qualcosa di più per Empedocle, con Anassagora di Monito sì, però i primi filosofi, ecco, da un punto di vista biografico, sono avvolti un po' nel mistero. E questo in effetti ha cresciuto un po' il loro fascino. Non abbiamo niente o pochissimo di certo, anche perché hanno scritto pochissimo, non perché realmente sia così, ma perché ha dato tutto peso poi in itinere nel corso appunto del tempo. Il primo filosofo di cui possiamo cominciare a compattare qualcosa sarà Empedocle, che faremo. Empedocle è nato da Agrigento, tra l'altro, ed è un filosofo che avrebbe assolutamente rivalutato prima di arrivare a Democrito. Nel nostro Eracleto abbiamo circa 100 frammenti, 100 aforismi, e adesso arriviamo a capire perché questo caso mi piace, perché mi convince, perché è proprio come veramente una sorta così di come dire, una al suo aforismi, avevo una sorta di movimento interiore, un movere, cioè c'è in quell'aforisma, c'è in quello scritto qualcosa che arriva, perché l'aforisma ho imparato grazie a loro, grazie agli psicoterapeuti, che ogni volta li vorrei eliminare perché io sono molto a loro. Borgna, che è stato qui a Cesena l'altro giorno, era un psichiatra, ma soprattutto da questo punto di vista dell'aforisma Andrea Bolognese e Nardone, Giorgio Nardone. Allora, questa chiave interpretativa. L'aforisma è uno dei testi, dei generi testuali più terapeutici, che si possono veramente mettere al servizio dell'altro. E con grande stupore, mia stupefazione, poi l'ho fatto su di me, quindi cerco di farlo a scuola, anche sempre con le debite maniere, in modo obliquo, diciamo così, mi sono veramente accorta che l'aforisma, come quello di Nietzsche, come quello di Pascal, come quello anche di Oscar Wilde, l'aforisma ha qualcosa, ha una quiditas appunto, ha un'essenza costitutiva che, consegnato al paziente, tra virgolette, che si pone davanti, apre i famosi cantieri, scardina, vince le resistenze, perché, voi siamo entrati sotto dentro questo aggettivo che andiamo a spiegare, è una bomba linguistica. Questa definizione mi ha colpito dall'inizio, no? La psicoterapia, grandi psicologi, terapeuti, psichiatri, esperti di aforisma, consegnano gli aforismi ai cosiddetti malati, come piace sempre perché così vedo che nessuno è veramente malato, per fortuna lo è, insomma, in qualche modo, perché sennò non ti metti in viaggio. Comunque, consegnano l'aforisma e attendono la deflagrazione della parola, perché l'aforisma è il momento in cui te lo butto addosso come una sorta di bomba, tipo Pantarei, poi non l'ha mai detto Eracleto, sono i suoi seguaci, comunque tutto scorre, quello che è l'aforisma più famoso, c'è l'Everico, perché ha qualche ricordo, non so. L'aforisma lì per lì non lo capisci. Se è un vero aforisma, mi insegnano loro, hanno completamente ragione, vi assicuro, l'aforisma, se è tale, se è veramente curativo e terapeutico, è appunto un'invasione, una deflagrazione su di te, una bomba che ti arriva e ti travolge, ti stordisce e ti fa quasi ridere, dicendo, ma cosa ha detto? Che cosa vuol dire che poi lo spanto bene pateresti? Che la guerra è la madre, è maschile, sarebbe il padre, pater di tutte le cose. Cosa vuol dire? E già questo è uno dei più chiari, pensate. Quindi l'aforisma ha un grande potere terapeutico, è una bomba linguistica, mi arriva addosso, non ne comprendo immediatamente il significato, anzi addirittura solletica in me la tendenza a ridere, ma il potere evocativo è straordinario, perché la parola comincia a entrare dentro, scivola giù,
dicevo, ho fatto mia questa immagine che mi viene proprio dalla formazione che ho su di me grazie a questi medici, apre i cantieri, apre i crepacci e la persona che hai davanti, io vedo certi alunni, che non vuole parlare, che non si apre, che assolutamente ha chiuso in qualche modo la possibilità di essere ormeggiato, e sono tutte le verbi ormai che appartengono all'humus del campo terapeutico, ormeggiato, uncinato, tirato a te, a pregare, cominciano piano piano a lasciarsi andare e parlano. Ecco, allora, questo per consegnare intanto la modalità di Eraclito, il filosofo appunto nato a Efeso. Ha inventato questo nuovo genere, nuovo rispetto ovviamente ai tempi, a quel momento testuale, che si chiama aforisma, che vuol dire discorso breve, un breve discorso, molto veloce, lapidario, di cui non comprendi immediatamente il senso. Atteggiamento di
della popolazione appartiene appunto a quella tipologia di chi si accontenta della superficialità delle cose, di chi accontenta le cose materiali, di chi fa delle cose materiali lo scopo della sua vita. Ad esempio, una cosa certa è che Dario, no? Dai dei persiani, lo avesse invitato a corte perché era talmente alto, alto nel senso di alto sul latino, talmente profondo nel suo sapere, che lo aveva appunto invitato a corte promettendogli una vita estremamente fastosa e tante onorificenze. Rifiuta dicendo che preferisce stare nella sua povertà, lui spesso si vedeva nel tempio di Artemide e lì scriveva, perché riconosce che ciò dietro cui corre la maggior parte della gente è la causa dell'infelicità della gente, cioè questa fame continua di superficialità, di oggetti, di materia, un pieno di vuoto, potrebbero già dire i grandi esistenzialisti, per cui rinuncia ai fasti, rinuncia alle ricchezze, rinuncia alla fama in cambio dell'autenticità della sua personalità, e questo già mi piace molto. Trascorreva in effetti le sue giornate in grande solitudine, spesso giocava con i bambini, e questo la dice lunga, giocare con i bambini, quando, come dice il piccolo principe, ti poni davanti a un bambino, non è che ti devi abbassare, no, tu ti devi alzare, perché i bambini, l'abbiamo visto, sono piccoli rodari, i bambini sono tanti. E lui preferiva stare con i bambini. Quando la popolazione di Atos gli chiedeva il perché giocasse a dare con i bambini e parlasse solo con loro, lui rispondeva dicendo che piuttosto che perdersi nella corruzione della loro politica, lui preferiva appunto stare con i bambini, giocare e scherzare con loro. Quindi cominciamo a profilare il carattere di Eraclito. Certo, oscuro perché ha creato un genere oscuro, perché l'aforisma non lo si capisce, perché l'aforisma si dice è criptico, ma volutamente, è chiaro, perché il sapere, diceva Eraclito, non può arrivare immediatamente a tutti. Chi veramente sveglio prima o poi capisce che cosa voglio dire nell'aforisma. Quindi oscuro per questo, perché ha inventato un genere che non è per tutti, vero? È veramente un genere sapienziale, ma oscuro anche per il suo carattere, sicuramente tracotante a volte verso i più, verso il demos. La parola demos non gli piace, ma non perché sia un aristocratico nel senso politico del termine. Secondo lui, e questo è un grande retaggio di Platone, secondo lui l'aristocrazia, gli aristo in greco, sono i migliori dentro. Questo è un altro concetto che mi convince. I migliori dentro, gli aristocratici, non sono, come dicevo, quelli no, blasonati, non è il lignaggio, è un po' quella nobiltà del dolce stinnoco, no? La nobiltà interiore, la nobiltà del cuore. L'aristocrazia interiore è, come dire, la disposizione che hai verso la vita. Nietzsche, che si ritrova in questo, chiama questi qua, gli aristocratici, guerrieri della vita, quelli che dicono di sì alla vita, non hanno mai paura di niente e vivono in profondità e non vivono, dice Nietzsche, e questo è Eraclito, sulla superficie del mondo e delle cose, perché quella è la massa, è la morale venerante del gregge che dorme, no? E che va dietro, appunto, come funzionano due colori, dietro alla massa. Ecco, vedete la sua modernità, sono tanti spunti che però poi nel tempo avranno una eco straordinaria, ecco perché Nietzsche si riconosce, ad esempio, in questa visione che il nostro filosofo di Efeso ha dell'umanità, nel suo essere definito oscuro, quindi piuttosto antipatico, distante, turris e burnea, mi chiudo dentro una torre d'avorio, metto una sorta, come diciamo sempre, di iato, diaframma fra me e il popolo, non perché non amasse le persone, lo vedremo, perché in realtà i più che stavano intorno a lui erano attaccati troppo alla superficialità delle cose. E non abbiamo compreso il vero senso che vedremo della vita. Mi dice che il vero sapiente non è quello che sa tutto, ma è quello che sa poco, perché comunque sembra di anticipare Socrate, sapendo poco quando cominci a scavare e cerchi la verità che lui chiama, come visto fin dalla prima lezione, logos, questa ragione universale, questa legge che governa il mondo, straordinaria, secondo me, verissima, assolutamente, cui parleremo tra poco. Per cui ecco, abbiamo intanto contestualizzato il suo nome, un nome importante perché è collegato alla forza, no? È la plasticità di questa divinità che non ha mai paura di niente, e collegato quindi a
al contesto in cui nasce, quindi una città molto ricca, una città comunque fatta, popolata da persone definite dormienti, mentre gli svegli, che sono i pochi, sono quelli che sono un po' filosofi, quelli che si vedono per le cose, dice, quelli che sono affetti da meraviglia, quelli che conoscono la curiositas e che vogliono andare oltre l'apparenza. Ecco, questo bisogno di scavare, per cui definito oscuro, perché ha inventato l'aforisma, straordinario, bomba linguistica che in realtà mi cura e soprattutto perché aveva un carattere particolarmente difficile, scostante, tanto che, così chiudiamo un po' la sua esistenza, si dice, proprio dicitur, che proprio per questa incapacità di stare in mezzo agli altri, tra l'altro veniva appunto dileggiato, preso in giro, osteggiato, e si relazionava appunto solo ai bimbi, si sia ritirato sulle montagne, anche perché era un convinto vegetariano, e si sia accettato soltanto di sterpaglie, tanto che si è ammalato di idropisia, una malattia, ovviamente non scopriamo, nel senso che tutti me ne ha sentito parlare, tanto per fare, almeno faccio un nome molto chiaro, lo stesso Foscolo, sappiamo bene che è morto di idropisia proprio per una alimentazione ovviamente sbagliata, pensiamo al ventre, purtroppo, no? Così devastante sull'argomento pure guardi di tanti bambini non africani, quindi pieno d'acqua, questo ventre pieno d'acqua, e sempre si dice, qui veramente andiamo nell'aneddotica, anche se poi alcuni autori latini sostengono che questa sia la verità, rientrato in città, ammalato ormai stanco, lui è morto circa l'età di 60 anni, avendo visto lo sterco fumante e avendo pensato, calcolato, no, che l'acqua può evaporare con il calore, si dice, ma poi torna l'aneddotica, che si sia avvoltolato nello sterco pensando che la sua pancia potesse rilearsi di questo liquido non evaporare, sia molto soffocato dallo sterco. Allora, io non credo che sia così, però se è un aneddoto, che diceva che ragazzi, proviamo a interpretarlo, sicuramente, perché l'episodio dello sterco torna declinato in più versioni, che abbia fatto da solo, un altro racconta, e che era talmente ormai trattato che i cani non l'avessero riconosciuto e quindi l'hanno sbranato. Cioè, ci sono tante versioni, però questa parola c'è. Ho notato che in tutte le fonti che ci consentono la morte di Eraclito torna la parola sterco fumante. Allora è chiaro che se è un aneddoto bisogna fare un passo indietro, guardare, no? Siamo dei filologi, insomma, comunque, che per ogni caso chiedersi perché, certo, bisogna leggere il valore del morto della cosiddetta, no? E allora è chiaro che il popolo di Efeso, che sicuramente non amava il nostro filosofo, e l'ha potuto far morire in un modo, direi, piuttosto, no? Privo di dignità, se morto soffocato appunto dallo sterco. Questo è quello che si dice della sua morte. Comunque, più o meno, insomma, sterco non sterco, è morto come conseguenza, insomma, di idropisia, proprio perché aveva scelto di vivere con una sorta di eremita, cibandosi appunto di sterpaglie, di tacche, e quindi ovviamente mangiando, nutrendosi nel modo giusto. Questo per quanto concerne la sua vita. Ecco, perché è così importante l'atto, al di là dell'aforisma, che era che un po', quasi tutti, non dico quasi tutti, sono centinaio quelli che ci sono rimasti a loro, però ecco, di portarne diversi, sono veramente interessanti, alcuni sono incomprensibili e credo che ognuno di noi li possa veramente navigare e trovare ciò che, diciamo, risuona. Però, al di là di questo, la prima cosa che dobbiamo dire, così la lasciamo proprio andare, è partire da questa frase che credo tutti conoscono, Cantarei tutto scorre, che una cosa certa, non ci fidiamo dei grandi, uno degli ultimi filosofi che ha amato e ha scritto, no, così c'è proprio scrivendo il suo libro, il suo Eraclito, Giorgio Colli, che parla, mi ha sempre colpito, amava molto Eraclito, dice che Eraclito, quando studi Eraclito, sei talmente sedotto. Peraltro, prendiamoci un attimo, sono un po' fissata con l'etimologia, perché abbiamo imparato insieme che le parole sono creature viventi e c'è sempre una grande responsabilità quando le usiamo, no? Poi non ce le insegna. Sono creature viventi, sono obiettivi, come tu dicevamo, c'è la di
salvataggio nel manuale di ispirazione. Le parole vibrano, sono energia. La parola sedurre, seduzione, che noi abbiamo aumentato anche in un modo un po' basso, no? E invece è proprio seduco, cioè ti porto via da te, ti separo da te, quel sé è un ablativo. Quindi ti allontano da te, ti separo, perché ti faccio andare da un'altra parte, ti faccio andare oltre te stesso magari. È proprio una separazione dal tuo sé, non dal tuo sé interiore, anzi da quello esteriore che impedisce a quello interiore di venire fuori, tra l'altro. Quindi lui dice che è talmente seducente, proprio ha un potere di seduzione. Se tu quando leggi Eraclito, sono d'accordo, senti una musica nascosta, parlava di vibrazione nascosta potentissima. Qui torna un po' quello che abbiamo detto fin dall'inizio, poesia e filosofia, soprattutto all'inizio, stanno insieme. E l'espressione più alta, lo vedrete, sarà con Platone. Platone è fruizione estetica pura. Qualcuno ha detto, non da ultimo Giovanni Reale, che è morto un mese fa, che quando leggi Platone tu fai musica. È musica. E per i greci, l'etimologia della parola, la musica è la poesia, la vedo che canta, quella è la poesia. Quindi è parola cantata ed è straordinario. Quindi poesia e filosofia, almeno negli antichi, sono tutti nella loro matrice. Quindi c'è una musica dietro le sue parole che vibra ed è veramente fortemente seduttiva. Ecco. Questo Pantarei, tutto scorre, appunto, non l'ha detto lui, ormai da questi grandi conoscitori, filosofi, filologi, insomma, della parola filosofica, è stato dimostrato che è forse stato Cratilo. Cratilo è stato un suo discepolo, un suo seguace, perché lui non ha discepoli, non vuole discepoli, non ha una scuola. Noi non troviamo una scuola. Abbiamo visto la scuola di Mileto, vedremo la scuola di Pitagora, vedremo la scuola di Parmenide, come vedremo la scuola di Epicuro. Qui non c'è una scuola, lui è da solo. Però il suo libro, questo libro che si intitolava Sulla natura, pieno di aforismi, di cui purtroppo abbiamo poco, che lui aveva lasciato depositato nel tempio di Artemide, tengo la voce sospesa prima di chiudere il discorso, pensateci, se io scrivo, lui scriveva sempre nel tempio, si dice su delle lanette d'oro, tra l'altro, e lascio il mio libro e lo consegno a un tempio, è chiaro, no? Che l'impronta è oracolare, è esoterica, c'è veramente questo contatto, insomma, e io più insieme io vorrei condividere con voi, dicevo per la seconda parte, la lettura e che uno sia libero di dire quello che sente. Qua facciamo, non c'è più bravo, non bravo, non ci sono i voti, io mi prego, se no insomma è anche per me un regalo che fate a me, non abbiate paura, qui non ci sono lauree che tengano o diplomi, o, è un modo per stare insieme e per curarci un po' e per vedere se poi qualcuno stasera torna a casa con una prisma che magari è entrato con una sorta di trapano qui e ha aperto. Poi io vi faccio vedere qual è il mio, che ho proprio assunto alla prisma curativo, assolutamente. E potessi, non l'ho fatto per rispetto della parola dei metodi, portarvi quello che loro hanno scritto nel compito di classe su questo aforismo da piangere di emozione, perché ognuno ha tirato fuori tutto, tanto che una ragazzina è riuscita a parlare della morte della sua nonna proprio un altro giorno. È stato davvero liberatorio commentare l'aforismo di Eraclito che si parla della vita e inscindibili insieme. E ecco, quindi, adesso mi sono persa io invece, ho avuto la voce sospesa, ma sono andata, ritorno e chiudo il cerchio. E ecco, dicevo, questo Pantarei è sempre sia di Cratilo. Cratilo è stato un suo discepolo, che poi sarà un maestro di Platone. Tra l'altro alcuni dialoghi di Platone riportano proprio in modo eponimo questo nome, il Cratilo si dice di Platone. Quindi è più Cratilo che ha in qualche modo raccolto il pensiero di Eraclito e ci ha regalato questo celeberrimo Pantarei. Cosa vuol dire che tutto scorre? Perché prima di tutto Eraclito è il filosofo del divenire, si dice così. Il filosofo del divenire, il filosofo di tutto scorre è Eraclito. E se avete sotto il testo, alcuni aforismi in cui il nostro filosofo appunto parla proprio di questo, sono gli aforismi che
ricordo la propria. A chi discende nello stesso fiume sopraggiungono acque sempre nuove, punto. Non è che questo non è un frammento, nasce così e finisce così. Questo è la follia, il classico aforisma, lapidario. È proprio come direbbe Kafka, un'ascia, no? Che ti arriva e scioglie il mare ghiacciato che è in te. A chi discende nello stesso fiume sopraggiungono acque sempre nuove. Il secondo è ancora più intenso e ancora più famoso. Noi scendiamo e non scendiamo nello stesso fiume, perché noi stessi siamo e non siamo. Chiaro che lui rimane spiazzato e dice, bene, che cosa vi vuol comunicare? Che cosa vuol dire intrappolato dentro, no, questa frase così breve, così lapidaria, così rapsodica? Ancora di più il terzo, che è un'espansione. Non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una sostanza mortale nel medesimo stato, ma a causa dell'impetuosità e della velocità del mutamento si disperde e si raccoglie, viene e va. Ecco, questo fatto del tutto scorre, dell'Eraclito come il filosofo del tutto scorre, è ciò che ha in effetti poi influenzato la pittura, perché le sue lacrime sarebbero attribuite alla conseguenza di questa visione. Perché proviamo a riflettere insieme, cosa vuol dire che tutto scorre? L'immagine che arriva immediatamente, se siete d'accordo, è proprio quella dell'impermanenza delle cose. Tutto scorre, tutto passa, tutto si trasforma in modo inarrestabile. È il senso del tempo, come abbiamo detto in altre serate, come ruina, come proprio qualcosa che fa gosta continuamente se stesso. Non c'è niente di fermo, è veramente un teatro di trasformazione, l'insegna della caducità, di tutto ciò che è transitorio. Allora è chiaro che gli attribuisco le lacrime, perché la consapevolezza che non ci sia niente mai di fermo e di stabile, che io in questo momento non sono già più quella di un secondo fa, è una vertigine esistenziale. Vuol dire che non c'è un punto fermo a cui aggrapparmi, vuol dire che sono un punctum nell'universo, vuol dire che sono perso, no? Sono un punto di congiunzione fra il tutto e il niente. Chiaro che dà vertigine, tutto scorre, è l'impermanenza totale dell'esistenza. Bellissima l'immagine che noi scendiamo e non scendiamo nello stesso fiume, perché è sempre quel fiume, ma non è più già lo stesso fiume, perché l'acqua che ha lambito la mia caviglia non è già più l'acqua di un minuto prima. Quindi io sono, ma nello stesso tempo non sono più quella di prima. Fa girare la testa tutto questo, però se un attimo prendiamo queste parole e le decliniamo, le facciamo scendere dentro di noi, credo che ci sia tanta verità. Ma poi a scuola facciamo le domande, questa consapevolezza, e possiamo anche parlare insieme, perché poi la seconda parte invece è quella ovviamente come io mi ritrovo di più, credo che sia la grande legge della vita, che si chiama l'armonia dei contrari, l'opposto concorde. Ma prima di tutto c'è questo che è un po' come l'introduzione. Allora, dire che tutto scorre, dire che tutto si trasmuta continuamente, è un po' come il verso foscoliano, come una forza operosa, no? Che affatica quelle cose, no? Di moto in moto, è tutta trasformazione, niente nasce, niente perisce mai, ma tutto si trasforma e tutto cambia. Ecco, qualche alunno mi dice, ah che bello, mi sento un po', ma la maggior parte, angoscia prof, qualcuno mi dice, mi gira la testa, vertigini, mi manca il terreno sotto i piedi, perché è il senso dell'impermanenza e della mutevolezza della vita, soprattutto è la categoria del tempo che arriva e ti inchioda, perché è proprio il tempo che mangia, no? Ti rendi conto che tutto corre, non puoi fermare niente. È ovviamente un concetto che poi avrà tanta fortuna critica. Allora, può dare angoscia, può dare disperazione, oppure è una iniezione di, come dire, è uno svegliare per più bene, visto che è così, visto che è tutto, no, una sorta di battito di ciglia rispetto all'eternità dell'universo. Allora abbiamo un senso alla vita, allora non buttiamo via il tempo, allora la Seneca ha captato un tempo, ti salto addosso tempo, ti afferro e lo faccio mio il tempo, do un senso al tempo, visto che tutto scorre, visto che in questo momento io non sono già più quella di prima con ognuno di noi, visto che quotidiano morimore, ogni giorno ci avviciniamo alla morte della Seneca, allora che facciamo di fronte a questa ruina, no? Del tempo? Non so. Se volete, ho preparato
leggiamo insieme la seconda parte, questo è l'abito che secondo me ha veramente è un illuminato, perché ha colto il vero segreto della vita, che io vivo positivamente, chiaramente, però penso che poi qua anche lei, insomma, si è innamorato di Rabbi, ci ha fatto una tesi di laurea per questo, per la lotta, in realtà, per la dialettica della vita. Non so, questo senso dell'impermanenza delle cose, come faccio a scuola, qualcuno vuole parlare, se mi comunica angoscia o se vuol dire, cioè in realtà un rimando positivo. Per quanto ci riguarda c'è un rimando positivo, nel senso che tutto scorre, tutto si trasforma, noi ci trasformiamo, noi evolviamo, perché la vita è una storia di trasformazione e continuazione, biologicamente funziona. Il suo logos è il fuoco, ma per questo senso dell'impermanenza dei lacrime, perché Eraclito piange per l'umanità, perché appunto dice povera umanità disperata che sta dormendo, pochi sono svegli, non hanno capito che niente ha senso, perché tutto si trasforma e quindi la vacuità totale, insomma. Prego signora. No, io mi chiamo Luz Maria. Non sono italiana, quindi abbiate pazienza. No, io penso a questo senso che con il passare del tempo tutto si trasforma, non c'è un momento fermo. Io corro il momento, lo faccio mio attraverso il mio sentimento, e questo nutre la mia anima. Io posso anche dipingere, io sono pittrice, e quindi rimane, io lo fermo. Certo, lei riesce a è proprio il capitale, quello che dice con Seneca. Prendo il tempo e in qualche modo gli do un senso, lei lo ferma tra virgolette, e non è solo un fermarlo fisico, perché chiaramente ha detto bene, poi lì ci sono i suoi sentimenti, quindi è il tempo della vita, in realtà diventa un tempo etico, sono assolutamente d'accordo. Certo, certamente. Grazie, bella la cultura, straordinaria. Lei si chiama? Sergio. Sergio. Adesso quello che mi suscita è difficile da descrivere, forse ha a che vedere con quello che sarà dopo, gli opposti, sì. Cioè sia sì, gli opposti è straordinario. No, quello che volevo dire è che mi sembra, ricordo un po' la filosofia buddista, della Pratakritapita, dell'impermanenza e della vacuità. Grazie di averlo detto, perché qualche manuale aggiornato, nuovo, l'ultima edizione di Abbagnano, si apre a questo confronto. Grazie, lo fa con Epicuro, proprio sulla stessa onda, poi Democrito e Epicuro, e giustamente riprende anche Eraclito. Questa è la bellezza della filosofia, comunque della materia umanistica, è vero? È una vacuità, per cui non attaccarti troppo alle cose, perché tanto le cose se ne vanno. Dicevi, il tuo nome non lo so, Dennis? È vero, l'Indo degli anni, sì. Sì, sì, bene, bene, è vero, verissimo, sì. Prego, Marco. A me piace questa, chi discende nello stesso fiume, sì, sopraggiungono acque sempre perché sembra avere il senso interpretato così. Chi dà continuità e senso alla propria vita, chi discende nello stesso fiume, riceve sempre stimoli nuovi. Un ragazzo ha commentato così a scuola, ha detto che bello, sono aperto alle novità, prof. È per quello che alla fine, ma vedremo con Democrito, le lacrime sono più di Democrito, secondo me, ad esempio. Poi vedremo Democrito cosa dice. E invece il riso, anche perché se Democrito non viene usato dalla terapia, invece gli storici usano le lacrime. Non certo, non posso fare lacrime nel senso, oddio che angoscia, non lo so, ministro delle romane, aspetti. Quindi anche io ci vedo più questo senso propositivo. Comunque, in ogni caso, è passato alla storia, soprattutto vedete una storia proprio pittorica, ci sono alcuni quadri veramente bellissimi, questi due filosofi, no, messi vicino con questo mappamondo, con i libri accanto, e sono, ecco, anche Dante li mette insieme, avevo portato il mio Dante, dovevo cominciare con Dante io, sono dimenticata, chiuderò la serata leggendo i versi straordinari del Limbo, là dove Dante li vede tutti i filosofi, c'è Aristotele, Platone, Socrate, e c'è anche Eraclito, e dopo loro è anche Democrito, quello che
Giappone, quindi magari poi vi saluto con la lettura del nostro Dante, così andiamo a tessere un po' di bellezza e di armonia. Il tempo davvero, il tempo scorre e corre inesorabilmente, prendo ancora 5 minuti, perché così introduco il cuore veramente della filosofia d'Acritea, quella che colpì anche Hegel, quella che continuò a colpire lo stesso Nietzsche, ed è la grande legge universale. Noi abbiamo visto l'altra sera che queste prime esperienze filosofiche cercano l'archè, no? Abbiamo fatto anche un po' di glossario. L'archè, il principio archetipico da cui tutto nasce, a cui tutto torna e di cui è costituito l'universo, è proprio l'elemento, il nocciolo, l'essenza. Abbiamo visto che Teresa Massimano Massimene sono ancora, come diceva Bagnano, dei fisiologi un po' grossolani, cioè l'aria, l'infinito del nostro Anassimandro, quindi in ogni caso abbiamo talmente poco, tra l'altro di loro anzi quasi nulla, per cui si fa anche fatica di prendere un giudizio obiettivo, però come dire è una visione un po' si dice empirica, no? Non c'è una riflessione ancora speculativa, filosofica davvero. Qui invece cominciamo davvero, perché l'archè per l'alto, il principio, la grande legge, il grande logos che governa il mondo e che sfugge a quelli che dormono, che sono proprio gli schiavi, come dirà Platone, della vita, quelli che vivono la vita inautentica, che se ne stanno là attaccati con i lacci del sensibile a trattare le cose materiali e non vivono il tempo come dovrebbero. Ecco, allora, questa legge che sfugge ai molti, ma ai pochi l'hanno capita, è che c'è il fuoco come archè che governa ovviamente il mondo, l'universo, che è il nutrimento dell'universo, che è l'intelaiatura, che è appunto il nocciolo costitutivo. E allora uno si prende e dice, ma in che senso il fuoco? Certo, che poi la concrezione, la risultanza fenomenica, cioè per vederlo, è certo il fuoco di casa. Perché se osservo, dice Eraclito, il fuoco di casa, io capisco perché il fuoco di tutti gli elementi che mi circondano, all'interno dell'abito, è proprio l'emblema di questa legge. E qual è questa legge rappresentata dal fuoco? La legge è proprio questa. La legge dell'opposto concorde. Poi magari, mentre facciamo la pausa, descrivo l'aforisma, perché non so se si apre qua. È la legge dell'opposto concorde. Eraclito è straordinario perché, se volessimo proprio tirare fuori il cuore della sua filosofia, così dice la sua filosofia, che la vita non è un out-out, non è tutta bianca e tutta nera, non è tutto bene e tutto male, la vita è un et-et continuo, inscindibile, straordinario, armonioso di bene e di male, di luce e di buio, di gioia e di dolore. E la cosa straordinaria che ci dice è che non posso capire che cosa sia la felicità se prima non ho provato il dolore, che non posso capire, dice, la sazietà se prima non ho sofferto la fame, che non posso capire la gioia se prima non ho pianto, perché è inscindibile, è un giano di fronte, dove una faccia ride e l'altra piange, ma sono attaccate. Lui dice che la vita è lotta, la vita è guerra, la vita è polemos, la guerra in greco, ma questo è il padre, pater, di tutte le cose, perché la vita è il conflitto continuo, ma ecco la presenza. Questo conflitto non porta alla morte di uno dei due contendenti, no, i due contendenti non possono stare l'uno senza l'altro, è una fusione continua. L'uno, ecco l'aforisma straordinario, che come l'ho detto proprio i brividi, l'ho dato, l'ho consegnato in 2 ore come compito in classe. L'uno vive la morte dell'altro, l'altro muore la vita del primo. È stupendo, è un'opera di poesia. L'uno vive la morte dell'altro, l'altro muore la vita del primo. E dopo ci torniamo, perché qui c'è veramente il grande segreto. Si chiama opposto concorde. È il più grande ossimoro filosofico della filosofia antica. Ossimoro, chiedo scusa a chi lo sa, è quello che passo anch'io, è una figura retorica per cui due parole che sono lontanissime vengono messe insieme e l'effetto è straordinario, perché un opposto come fa a essere concorde? Se vogliamo scendere nella poesia, così fanno un po' del passo, l'ossimoro più bello, ricordate, è Voce di tenebra azzurra, tacito tumulto,
tumulto, cioè tumulto non è tacito, però io li metto insieme. E veramente, come diceva poi Leandro Veretti, l'ossimoro fa bagliori e illumina tutto, ha ragione. È una figura retorica pazzescamente bella. E dire dall'opposto concorde, se è opposto non è concorde, non lo so, non lo spieghi, ma è così. Perché la vita è così, la vita è fatta di luce e di ombra e non la puoi separare, perché lui dice nel dolore di oggi, caro ragazzo, c'è la felicità di domani. E nella felicità di oggi, tanto arriverà il dolore di domani. Questa è la vita, questa è la vita, dal dolore non si guarisce e il dolore non lo puoi eliminare, il dolore c'è, parte della vita, è proprio strutturale alla vita. Ecco allora questo volto chiaroscurato che lui ci ha consegnato, che è veramente la grande chiave per affrontare almeno, io credo, la vita, ed è proprio la Romea dei contrari, di cui dopo leggiamo, approfondiamo e faccio anche poi alcuni collegamenti, perché a questo punto bisogna leggere a fiume, presi da passione, tutte queste espressioni, alcune me le voglio commentare, quando dice che il fulmine governa il mondo, in quel fulmine, io, è così breve, e lì davvero se uno comincia a rifletterci, può trovare tutto, è chiaro che il fulmine Giove, quindi sì, vale tutti i temi, ma in quel fulmine che arriva, vedrete quanti diversi si possono applicare a livello interpretativo. E per chiudere proprio con appunto la riflessione che mi porta al mito di Prometeo, perché se lui ha scelto il fuoco, nel fuoco c'è anche questa valenza straordinaria dell'intelligenza che io rubo agli dèi e consegno appunto agli uomini. E quindi ecco, dopo lavoriamo insieme su questo fuoco, il fuoco come l'emblema proprio, no, d'arcano. E adesso invece c'è la nostra pausa, così intanto posso cambiare il fondo, sì? Sì, sì, no, andiamo a lavorare. Sì, la gioia del colore, gli altri insuperabili. Ah, lo so. Poi ciò che gioia per me? C'è quella bruttissima che mi va con il quando mi dice vostra, la vita mia. Mi manda qualcosa che non mi piace. Però la forza comunque imprescindibile dell'ombra, da cui
devo sempre partire. Questo è il grande insegnamento che a me soprattutto ha dato Platone, ma proprio grazie all'intuizione di questo filosofo. Sono d'accordo con lui, è proprio colui che sa disseminare, no? Allarga i punti illuminati e moltiplica i punti verso la luce e moltiplica i centri di luce che già ci sono. Ed è una questione di grande perspicacia, ma di grande anche genialità. È proprio quella vibrazione del nascosto di cui parlava, dicevo prima, Giorgio Conti. Ecco allora la grande verità, la grande legge segreta, quella che affascinerà il giovane Hegel tanto, che appunto dicevo ci farà una tesi di laurea, è proprio l'armonia, parola ovviamente che è un tutt'uno con il mondo greco, lo vedremo sempre di più soprattutto con Pitagora. I greci sono affamati di bellezza, hanno una vocazione verso l'armonia, perché armonia è uguale a cosmo. Sono tutte parole, il cosmo è una parola inventata da Pitagora, dicevamo l'altra sera, il cosmo è l'armonia e quindi è bellezza, è qualcosa che rigenera la visione. La visione per i greci, il vedere, non è lo sguardo fenomenico, non è lo sguardo dell'occhio fisico, è la visione interiore. Io vedo ciò che vedo, lo conosco perché lo vedo con l'occhio interiore, ma piano piano costruiremo questo percorso. Quindi armonia, che è un tutt'uno quindi col cosmo ed è veramente dispensatrice di bellezza. L'armonia non è data dalla quiete, non è data da tutto bianco, tutto nero. L'armonia è data dalla lotta, dai contrari che confliggono, ma in questo confliggere generano bagliori appunto di armonia, perché l'uno non può stare senza l'altro, perché la vita è così, la vita è tremendamente lotta, conflitto. Il giovane Hegel dice che pensava di fare una tesi sull'amore, poi si rende conto che l'amore sarebbe stato un collante a buon mercato, no? Troppo facile vedere nell'amore un collante. A lui però sfuggiva qualcosa, perché l'amore platonico non è così. Comunque lo stesso, allora coglie il senso della lotta, dice che la vita, se c'è un collante, insomma, è la lotta, è il conflitto, è la guerra, chiaramente guerra in un senso, poi purtroppo non sarà così, ma qui la guerra in un senso appunto politico, ideologico, storico, ma è un senso più naturalmente morale, esistenziale, interiore, nel senso che tutto confligge, appunto, tutto si oppone. Ciò che dicevo prima con la signora, che magari è bianco, magari il giorno dopo diventa nero, ciò che a me piace a te non piace, ciò che per me è amaro, per te invece è dolce. È un gioco straordinario, caleidoscopico, incredibile, bellissimo, di contrari, che non possono fare a meno l'uno dell'altro. Ed è proprio così. Quando dice, ad esempio, c'è un aforisma, il male per l'uomo è esiziale, perché se fuori, ma per il pesce è la vita. Quindi ciò che è male per me, ovviamente, invece poi diventa il bene per qualcun altro. Allora, non voglio usare parole troppo difficili, ma siamo dentro la filosofia, piano piano ci portiamo a casa anche un po' di glossario. Giustamente colli, ma non solo colli, insomma, voglio dire, anche i miei manuali sono molto più, così, come dire, no, vicini alla mia realtà quotidiana. Giustamente questi filosofi, questi maestri, dicono che con lui comincia, con Eraclito, quello che in filosofia, e gli alunni dobbiamo sempre sapere questo, è il famoso relativismo ontologico. Non è una parola difficile, l'ontologia la scopriremo con il nostro Parmente, però relativismo ontologico, si parte da ontologia, la inventa Parmente, però l'ontologia viene sempre dal greco, mi piace scrivere in greco, ho molta nostalgia del greco, ta e onta, le cose, questo è un neutro perché ha fatto un po' di latino, e questo è un neutro ed è un neutro plurale, questo è l'articolo. Le cose che sono in quanto sono. Quindi vuol dire che l'ontologia studia l'essenza delle cose, che poi potrebbe essere la messa di Dio, diventerà anche teologia. Comunque, relativismo ontologico vuol dire che a livello di, come dire, di struttura del mondo, è tutto relativo. Non c'è una verità assoluta, se non che la verità è data dal fatto che, appunto, tutto è mutevole, tutto è mutevole, ed è un gioco meraviglioso, straordinario, il contrario. Non c'è niente di stabile, è tutto molto soggettivo, è tutto molto relativo. Ecco perché gli attribuiscono torno di nuovo sulle lacrime, perché in qualche modo potrebbe cominciare qui quel relativismo ontologico, quella parcializzazione della verità che arriva addirittura fino alla
Novecento, come dico sempre ai ragazzi, forse a livello letterario trova la sua esemplificazione straordinaria in una Così a si pare o uno nessuno 100.000, però io sono d'accordo, ma vedete che sono interpretazioni, io personalmente sono d'accordo con il mio Giovanni Reale che sostiene che quel relativismo lì, in un senso pessimistico, comincia più con Democrito, e lo vedremo, ma soprattutto con un certo Gorgia, che è un sofista, che è veramente un pessimista. Il relativismo per cui la verità esiste, non esiste, per me è vero, per te è falso, ognuno pensa di avere la verità, per cui c'è proprio una frantumazione, e allora niente è, comincia con Gorgia, siamo nel V secolo, più o meno siamo tutti lì, è un sofista, passa sicuramente attraverso il materialismo di Democrito e arriva proprio nel secolo del Novecento. In effetti però certo anche il nostro Eraclito, però io non ci vedo questo dramma, questa angoscia in Eraclito. L'angoscia, come dice giustamente Reale, per Eraclito è di quelli che dormono, loro non l'hanno capito e che si appoggiano come cosa posata tra le cose sulla superficie del mondo e non hanno, come piace dire Galimberti, no? Il senso del rilancio a un'ulteriorità che non deve essere per forza, voglio dire, divina, cioè nel senso di Dio della rilancio. Loro sono gli angosciati, loro sono gli schiavi. Io non vedo questa angoscia in Eraclito, questo dramma interiore. Chi ha capito, quei pochi che hanno capito, gli svegli e non vedono niente, hanno compreso il segreto e sorridono. Poi su quel sorriso lo ripeteremo perché c'è riso e riso ovviamente. Però sì, è vero, è un relativismo ontologico, perché a me piace una cosa che no, oggi 5 minuti mi sembrano un'eternità e poi invece poi volano, cioè è tutto molto relativo. Ma che cosa ci vuole consegnare l'oscuro di Efeso? Questa verità che è tutta questa, la vita è un teatro di cambiamento continuo e magari non lo vuoi leggere nel senso che diceva Bandi, aspetto il futuro magari perché arriverà una novità. Però ecco, c'è una cosa che non cambia mai, il logos, il fuoco, la grande legge universale è proprio questa, che la vita è fatta di contrari, che la morte non è nemica dell'uomo, non è un'altra, la morte sta in grembo alla vita, è dentro la vita, e c'è anche morte per me, vita per qualcun altro, bisogna accettare, quindi i più non accettano magari tutto questo, gli svegli invece sì, è l'accettazione per cui nelle lacrime di oggi, ricordati bene che quelle lacrime sono la raccolta della felicità di ieri, ma anche l'anticipazione di quella di domani, perché niente mai per sempre. Questo è, ma appunto si può vedere sia in un modo, no, di depressione, sia in un modo invece di ovviamente euforia e di attesa, di spalancamento sul futuro. È chiaro che mi spiega perché il pesce non si annega. Come? Mi spiega perché il pesce non si annega. Ah, perché non sai? Perché il pesce fa strutturare. È difficile da bloccare il pesce. Perché è difficile da bloccare, non è il suo habitat. Esatto, perché il suo habitat. Esatto, sì. Sì, certamente. Quindi proviamo a leggere allora questi aforismi e chiudiamo insieme con questa lettura e poi leggiamo altre. Voglio soltanto spiegare umilmente una cosa, perché sceglie il fuoco, no? Perché ragazzi anche se lo chiedono, perché come emblema della dottrina dei contrari e anche l'emblema del tutto scorre, lui ha scelto come elemento naturale il fuoco. Ebbene, in effetti l'aforisma famoso che a me piace tanto, l'uno vive la morte dell'altro, l'altro muore la vita di più, che è poesia pura. Eraclito lo dice poi, è proprio l'immagine del fuoco. Se uno guarda un fuoco, si rende conto che la legna muore. Nel momento in cui brucia, muore, ma morendo dà vita alla fiamma, dà vita alla lingua del fuoco. E nella lingua del fuoco, dirà Poirier, c'è la legna. Non niente muore mai veramente. Quindi, l'uno vive la morte dell'altro e l'altro muore la vita del primo, ma sono la stessa cosa. E allora lui ha anticipato quel concetto, che è l'unica cosa che vuole dire, che si chiama proprio quella sintesi, adesso lo scrivo qua, se volete un po' più grande, lo scrivo io, ma lo scrivo troppo grande, è la sintesi, questo veramente viene da Eraclito, grande, è la sintesi di superiore armonia. È una definizione che viene, sintesi di superiore armonia. Ma il solco gliel'ha dato Eraclito, perché in ogni sintesi c'è
la tesi e l'antitesi. E facciamo l'esempio hegeliano di sapore lacriteo. Il seme, come seme, deve morire. Deve veramente rovesciarsi del suo contrario, farsi fiore, che è il suo contrario. Ma nel fiore c'è il seme. Il fiore poi esce da sé di nuovo, si aliena, perché ha una spinta ad andare, perché tutto si trasforma, ad andare oltre si fa frutto, che è la sintesi. Ma nel frutto, e questo è l'antico che glielo insegna, c'è il fiore e c'è il seme. E allora niente muore, niente nasce, tutto si trasforma continuamente, è un permanere del dileguare. Che bella immagine che viene poi da questo filosofo. Permanere, perché tanto qualcosa resta del dileguare, del dileguare. Qualcosa va, qualcosa resta, ma niente davvero muore mai. È una trasformazione continua, dipende dal capo del cuore. Qualunque epoca, insomma, non tu sia, è come leggi tutto questo. Perché tutto questo è vero, può diventare il materialismo, il sensismo del Settecento, e può diventare la voce del fosforo, che dice che c'è una forza operosa che trasforma tutto, e non c'è un senso. Può diventare però, ovviamente, invece, una specie di eufolia di fronte a questo cambiamento continuo che mi porta anche le novità. E soprattutto un momento, caro uomo, non attaccarti troppo comunque a questa coperta, no? Quindi cerca di dare un senso alla vita, a proprio il tempo. È veramente, si apre qua veramente la porta, penso, all'esistenzialismo, poi è un altro indizio, eh? Quindi, questo fuoco, certo, perché la legna muore per dare la vita a quella fiamma, e nello stesso tempo, perché accendo il fuoco come emblema del divenire? Ah, perché come anche lei ha detto, il fuoco non sa di ferro, è vero? Il fuoco, le lingue di fuoco, sono in perenne movimento, il fuoco non sta fermo. È vita perché mi dà il calore, perché, come dice Eraclito, mi tutela dalle bestie feroci, dagli uomini primitivi, perché mi dà cibo, ma nello stesso tempo è morte, perché il fuoco, come lo sappiamo, sono un motore cauto per un astro che stia a il fuoco, l'incendio, e che cosa significa morire bruciato. E allora che cos'è il fuoco? È positivo, è negativo? È tutto, è la vita che dipende dai momenti, dall'angolo visuale, dipende da come stai in quel momento. Quindi, bella l'immagine di questo elemento che diventa la struttura portante, un'immagine panteistica, panseos, abbiamo visto l'altra sera, tutto è fuoco, quindi vuol dire che tutto è divino e che il principio appunto del fuoco, nella sua valenza, no? La dialettica, luce, buio, tutto quello che abbiamo visto, è ciò che permea l'universo. E questa è un'immagine. Pensate che arriverà anche agli stoici, vedere l'universo come la concrezione di un fuoco. È un fuoco, il fuoco come immagine primordiale per cui genera il mondo, si parla poi di genesi, deflagrazione, che scoppia e poi si costituisce proprio come un fuoco che esplode. Ma lo vedremo poi con gli stoici, no? Più avanti. È compatibile da solesse alcuna goccia di luce che scenda. Un fiore, ma l'abbiamo preso. No, no, mi chiami Manuela. Manuela, no, ecco, perché lei. Sì, io sì, aspetta, sono per l'occasione. Grazie. Da un dove ero babbo. Grazie. E quindi è compatibile con una goccia di rugiada che discende un fiore. Che cosa è compatibile con questo? Con fuoco, la moccola, il legno. Cioè, il fuoco se sia compatibile con una goccia di rugiada. Sì, certo. L'acido sì, sicuramente la goccia di rugiada viene da questo fuoco. È chiaro che il fuoco è un principio, Poi dopo si concreta come immagine nel fuoco fisico, il fuoco proprio come immagine primordiale, se lei ci pensa, dire che la vita è nata da un fuoco è bello, cioè, e non si riesce neanche a spiegare, è pensiero, ti dà l'idea del caldo, ti dà l'idea dell'intelligenza, ecco il mito di Proverbio. Per me la vita è un miracolo, per me la vita. Ma assolutamente sono d'accordo con lei. È d'accordo? Molto. Grazie. Serve a me. Perché, e chiudiamo, correggiamo e insieme ci avviciniamo alla, se volete, insomma, al convento, ognuno può portarsi a casa il suo aforisma. Bellissimo il fatto che l'abito qui, se scende il fuoco, pensa giustamente ai dirigenti, dicono i grandi. Pensa al mito di Prometeo, e dopo a scuola ci si può lavorare sul mito di Prometeo, quindi vi garantisco che è pazzescamente, come dire, strutturale, perché
fino addirittura a questo bisogno di uccidere sto Prometeo nel ventunesimo secolo, perché Prometeo la tecnica che ha ucciso la poesia. Però io sono infatti d'accordo con Marcuse che dice oh, sei stato Orfeo, basta questo tecnicismo a tutti i costi. Però in ogni caso il mito di Prometeo, perché il fuoco è proprio l'emblema, è la scintilla dell'intelligenza, è la luce che fuga le tenebre dell'ignoranza. E Prometeo, e poi dopo lì la domanda, ma l'ha fatto proprio per gli uomini, ma lì sono le interpretazioni, andò a rubare il fuoco a Giove, perché Giove, gli uomini non avevano più il fuoco, c'è tutta una storia precedente, lui per la seconda volta lo raggira e va a rubare la scintilla del fuoco e la porta agli uomini e nasce la tecnica. E purtroppo, ma è bellissimo, facciamo un cenno per farvi capire la bellezza del mondo antico. Qual è, dico sempre ai ragazzi che fanno il mondo greco latino, lo sanno bene, la conseguenza del ratto del fuoco? Che Giove punisce gli uomini e manda Pandora, la prima donna, con il vaso gloriosa, il vaso viene aperto e vengono fuori i mali, viene fuori il tempo, viene fuori la morte. Però, in fondo c'è la speranza. E allora lì arriverà anche Camus che dirà purtroppo invece la speranza non la so contare, ma quella è un'altra cosa. Ed è molto bello, aver rubato il fuoco mi ha portato ad entrare nel tempo, quindi se ne arriva il male, ma c'è anche la speranza. È l'ultima cosa che ci fa male, per loro la speranza. Ci hanno detto loro, cioè sono straordinari. Quindi il mito di Prometeo è un mito che ti apre tanti collegamenti, perché anche oggi si dice sei stato prometeico, sei stato forte, vuol dire sei stato un titano, hai sfidato addirittura Giove, diventa una metafora. Ma fino a che punto si può essere prometeico o meno? La vera saggezza qual è? Insomma, lì ci sono, per farvi capire la bellezza di queste cose, dei miti e come ci porti poi. Ma ci arriviamo a Camus e a Marcuse, perché quando Camus dice che la mia condanna è la speranza, con il mito di Sisifo, poi lì l'uomo rimane senza parole, in ogni caso la speranza resta. Allora, vogliamo provare a leggere questi splendidi aforismi. I nomi che ci sono due nomi tedeschi, sono i filologi, insomma gli esegeti che hanno fatto quest'opera straordinaria appunto di Collazio. Collazio vuol dire, per chi ha fatto l'esame di filologia, insomma se ricorda, mettere insieme tutti i documenti, e quindi sono i che li hanno poi catalogati in base ai vari numeri di Escranz. Allora, ad esempio, passiamo appunto al nostro gruppo. Quest'ordine, che è identico per tutte le cose, non lo fece nessuno degli dèi e degli uomini, ma era sempre, ed è e sarà fuoco eternamente vivo, che secondo misura si accende e secondo misura si spegne. Guardate che è difficile da spiegare, cioè c'è tutto e l'impotenza e come dire, ognuno davvero poi tira fuori, no? quello che serve, perché è fortemente critico. Oppure, vi dicevo prima, il fulmine è quello 64 catalogato, il fulmine governa ogni cosa. E mi ero appuntata prima di venire qua un commento meraviglioso, quando ho trovato proprio in un testo su questo fulmine, ma adesso non lo trovo, ma ho fatto il mio, ve lo consegno. Dire che il fulmine governa ogni cosa e chiedere cosa vuol dire? Sembra talmente facile, no? Così, ho capito, il fulmine che governa. Non è che ci siano parole difficili, critiche, ma davvero dietro c'è uno spalancamento proprio, perché... È maestà del cielo. È maestà del cielo. Sì, è la maestà del cielo, dice il fulmine, è lo strumento di Giove. Sono due nuvole, io non lo so, sono due nuvole che si scontrano. Sì, certo, ma... Il significato, che cosa vuol dire che, cioè, perché il fulmine è chiaro che è Giove, Giove parla degli dèi, no? Ma il fulmine collegato al fuoco sicuramente arriva e dopo vi dico quello che ho trovato, ma cioè, quando non abbiamo molto tempo, ma in effetti l'immagine di questo fulmine che all'embrezzo è il fuoco, no? Fulmine, già l'idea di un fulmine che arriva a volte ti saetta e può anche ferire, no? Uno non è pronto alla potenza del fulmine, viene semplicemente una poesia di Pascoli. Quindi
Nel momento però in cui arriva, se tu veramente sei uno sveglio, pensate a proprio la presenza temporale di Pasqua, il fulmine illumina, all'improvviso squarcia il buio della notte e devi essere lesto e veloce a vedere i contorni delle cose, perché è un stadio che si apre per pochi. Quindi il fulmine, mica tutti lo riconoscono, arriva, squarcia il buio nella notte del temporale, butta un fascio di luce su quella casa là, bianca come le anime, dice Pasqua, dice il gabbiano, e tu cogli e capisci la rivelazio. Quindi qui davvero ha ragione Colli, c'è veramente un'impronta di rivelazione, è un illuminato, ti sta dicendo che questo segreto per cui davvero tu capisci il senso della vita e puoi vivere la vita in modo, no, consapevole, è qualcosa che non è per tutti, è come un fulmine collegato al tuono, alla potenza di Dio, che arriva, squarcia, nel momento in cui tutte le cose si illuminano, fai veloce perché è veramente una folgorazione temporanea, tu cogli tutto. Allora devi avere proprio lo sguardo della visione, vedere per dire ciò che dicevo, vuol dire davvero conoscere. E quindi poi se tu vedi che torna al buio, ma tu hai capito, ed è bellissimo, il fulmine governa ogni cosa, è il segreto dell'universo. Bisogna sapere cogliere, e non è per tutti, perché molti dormono e non li vedono i fulmini, e quindi questo esempio di interpretazione molto, molto suggestiva. Oppure, la natura umana non ha conoscenza, la natura divina sì, ma lui non sta parlando degli dèi, ha un certo dileggio, giustamente anche verso l'Olimpo, questi dèi sono pieni di vizi e di virtù. Per questi grandi filosofi la vera divinità è altro, è un principio che governa il mondo, non ha nulla a che vedere con Giove. Ecco, oppure l'opposto concorde, sentite con il numero 8, bellissimo, l'opposto concorde e dai discordi, bellissima armonia. Una luna questa proprio l'ha inciso sul suo corpo. Quindi, bellissima armonia. Congiungimenti sono interno in intero, concorde discorde, armonico disarmonico, e da tutte le cose l'uno e dall'uno tutte le cose, da tutte le cose l'uno e dall'uno tutte le cose. Come potrebbe uno nascondersi a ciò che non tramonta mai? La maggior parte degli uomini non intende tali cose, quanti in esse si imbattono e pur apprendendole le conoscono, pur se ad essi sembra. È veramente oracolare. È criptico. Morte è quanto vediamo stando svegli, sonno quanto vediamo dormendo. Questo è molto schopenhaueriano, il discorso della veglia, quando è che sono sveglio, sogno, sonno, questa coperta alla pescata che mi seduce, che a volte mi fa perdere la consapevolezza che la realtà non è questa che tocco. Rispetto a tutte le altre, una sola cosa preferiscono i migliori, chiedo scusa, la gloria eterna, che non è la gloria, è proprio la gloria divina, dell'anima, rispetto alle cose caduche. I più invece pensano solo a saziarsi come le bestie. Assomigliano a sordi, coloro che, anche dopo aver ascoltato, non comprendono. Di loro il proverbio testimonia, presenti, essi sono assenti, vengono. Presenti, ma in realtà non ci sono. Sono i dormienti, sono gli schiavi, non dimenticate, della caverna di Platone. Sapere molte cose non insegna ad avere intelligenza. Poi è bellissimo questo qui ci hanno lavorato tanto i critici. E qualcuno ha voluto vedere questo professore, per quanto tu possa camminare. E neppure per trovare i confini dell'anima, perché così profondo è il suo logos, cioè è la sua ragione, è la sua essenza. È un aforisma che non vuole spiegato perché lo mortificherei, però lo dice, vedete che tra l'altro sta dicendo camminare, quindi è proprio il cammino interiore, arriverà un pochino che dirà che il viaggio più difficile è camminare dentro di me, dentro la mia anima. Quindi è inutile che cerchi di, no? Dare, come dire, imbrigliare, di definire, di pastoriare, di irrigimentare. L'anima è infinita nella sua
estensione. L'arco adunque per nome vita e per opera morte, in freccia. Uno è per me 10.000, se è il migliore. Ascoltando non me ma il locus, è stato convenire che tutto è uno. Questo è vero. Tutto è uno. L'intero è il vero. Non comprendono gli uomini che dormono, come? Pur discordando in se stesso è concorde, perché è armonia contrastante come quella dell'arco e della lira. Polemus è il padre di tutte le cose, di tutti i re. Mi sentite un po' che bello questo? Gli uni li svela come dei e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi e gli altri liberi. L'armonia nascosta, questo proprio Nietzsche, vale più di quella che appare. Una è la stessa via all'insù e la via all'ingiù. È e non è la stessa via, perché se la guardo dal basso è la salita, se vado solo in discesa è pure la stessa via. È e non è. Il mare è l'acqua più pura e più impura, per il pesce potabile conserva la vita, per gli uomini è sempre vile ed esiziale. E poi ancora, mortali, mortali, immortali, mortali, viventi la loro morte, morienti la loro vita. E che dire, vedete che tra l'altro c'è sempre dell'isse del verbo, quindi sono fortemente nominali, e per questo hanno molto effetto evocativo. Il Dio è giorno e notte, inverno e estate, guerra pace, sazietà fame, muta come il fuoco quando si mescola coi profumi e quando prende nome dell'aroma di ognuno di essi. 88, la stessa cosa sono il vivente e il morto, lo sveglio e il dormiente, il giovane e il vecchio. Questi infatti mutando sono quelli e quelli mutando sono questi. È uno straordinario chiasmo e gioco di parole. Unico e comune è il mondo per coloro che sono testi. Ed è molto bella anche questa immagine in grassetto, che il vero signore, il cui oracolo è Delfi, no? Quindi è Apollo, è proprio il principio divino. Non dice, questo è diventato famoso, né si nasconde, ma indica. Questo è un concetto che, se chiudo gli occhi, si espande, va a finire ovunque anche nella poesia. Come la vera poesia, la vera divinità, la vera filosofia, non dice, non dichiara, suggerisce, indica, propone. È interpretazione, indica, allude, non dice, non canta e neanche nasconde, se nasconde naturalmente è finita. Indica, suggerisce, allude, ho indagato me stesso. Questo è proprio aprire il testicolo verso Socrate. Il pensare è a tutti comune, ma purtroppo, appunto, purtroppo molti, i dormienti non se ne rendono conto, perché l'uomo è dotato di luce interiore, ma dimentica, come dirà Platone, spegne la lampada. È proprio l'anima un logos che accresce se stesso. Ad ogni uomo è concesso conoscere se stesso ed essere saggio. Ecco, questo è un po' sono gli artisti più belli, più famosi, per riflettere su questo fatto che la vita è non un groviglio, perché è tutto armonico, è proprio una fusione perfetta, una sintesi sicuramente delle cose, dei contrari. E è appunto, ed è non si può districare, perché l'uno non può stare senza l'altro, e l'uno ha senso grazie all'altro. E credo, almeno parlo della mia esperienza, che sia proprio così. Se volete dirmi qualcosa, questo uomo che piange sempre, a me non risuona il suo pianto, però è la mia interpretazione. Quando potremo vedere invece Democrito, la comparazione sarà ovviamente concreta e avrà più senso. In ogni caso, per ora tenetelo nel vostro cuore come colui che piange, oltre che essere oscuro, piange. A proposito della verità, mi sembra che Eraclito, quando divide un dormiente da un non dormiente, parla di verità,
perché attribuisce a noi l'essere buoni, veri e agli altri invece no. Di Platone tutto quello che stiamo costruendo lì avrà proprio la sua epifania.
veramente evidente che ha ragione Reale dicendo che con Platone la filosofia forse aveva finito, basta, facciamo Platone, basta, perché tutto dopo è stato un commento a Platone. Poi uno può non amare Platone, però se uno lo fa veramente con serietà e condizione di causa, in Platone io lo posso garantire, un momento c'è tutto. C'è tutto. Assolutamente. Perché questo sono, questo è riferito sia ai tutti, sia a se stesso, sia io sono. Sì, tu lo sì, lo so, però sono. Proprio etimologicamente greco no, è proprio un sono, proprio no, non è io sono, lui non si sì, sì, è proprio cioè, sono. Il sono. No, chiaramente, però ecco, è il verbo è più grande, sì, no, non parla di sé, sta parlando sempre di loro. Dei più, che addirittura si mettono a discutere su delle cose, sì, scordano, sì. Poi invece sarebbe appunto tutto più semplice. E considerano estraneo qualcosa di invece che sarebbe ovviamente per loro naturale. Prego, il suo nome è già che mi ricordo il suo nome. Enzo. Ah, Enzo. Un altro volete
ma è stato solo un caso, quindi è merito proprio di rabito, per questa ragazzina che aveva perso la nonna, io so bene la nonna che cosa sia una nonna, no? Cosa sono i nonni dei nipoti? Ed è, ha parlato in realtà poi solo di sé, nel senso per fortuna, perché lei ha visto qui che quando qualcuno se ne va, ma è stato bellissimo, proprio mi sono, mi si fa piangere anche io perché piango insieme a me molto spesso. Lei ha detto che quando qualcuno se ne va, con la sua morte ti porta via un pezzettino di vita, ma nello stesso tempo tu che rimani nella tua vita hai dentro quella morte, nello stesso tempo però insomma è il ricordo, quindi vita e morte stanno insieme, per cui chi se ne va, ovviamente chi resta vive la morte, l'altro che ha dato via ha portato via un pezzettino di te, ma nello stesso tempo ti lascia il suo ricordo. Ha scritto una cosa meravigliosa. E così ha pianto tanto, e dato mi ha fatto vedere la cosa della sua nonna, è stata una cosa incredibile. E Gianni, tra l'altro, era una nostra pellegrina, lo sai? Quando ho visto la foto, veniva qui, è morta quest'estate. E sono rimasta, adesso non mi ricordo il nome, era una signora che frequentava i mattini, e quando ho visto la foto ho detto, ma io la conosco, la tua nonna. Filologico,
fatto la filologia è proprio questo, per essere coerenti. Noi abbiamo poco. L'opera era ovviamente esaustiva, di frammenti era tutta, si dice che solo Aristotele abbia detto nella sua interezza, non tutto Eraclito, e ne posso parlare con cognizione di causa. Abbiamo solo questi 100 frammenti che sono comunque 100 aforismi, come si suol dire, sparuti, quindi è chiaro che anche qui abbiamo sempre in punta di piedi, ci vuole molto umiltà, assolutamente, assolutamente. Poi oggi vedete tanto, come si suol dire, parlano i famosi treni ermeneutici. Oggi va molto di moda, tra virgolette, e a me piace perché io sono molto sul solco, no, platonico, escatologico, del destino dell'anima. I chimeri, in certi frammenti, in certe cose che sono state dette di Eraclito, un Eraclito iniziato, un Eraclito oracolare, un Eraclito che invece crede nell'immortalità dell'anima, però è sempre la luce sospesa. Perché io ho trovato in tutti questi anni di studio mille, come modo di dire, mille interpretazioni. Ogni giorno è qualcosa di diverso, non parlo solo di Eraclito. E dopo io mi ho trovato che mi complico di più, ovviamente. Però certo che non abbiamo dai frammenti nessun humus per poter parlare di finalismo, per parlare di escatologia, provvidenzialismo, arriverà lo stoicismo, tutto questo anticipato da Platone, per tante cose, certo, sicuramente, sicuramente. Quindi anche questo fatto che dicevo delle lacrime, no? O del riso, cioè è tutto molto soggettivo. L'unica cosa certa è questa, comunque dai frammenti che abbiamo, che è un osservatore. È un naturalista, ecco, anche la domanda, questa domanda è proprio uno di questi articoli recenti, questo il testo che porterò per Parmenio, di questo Gasparotti. Ecco, è un naturalista vero o no? È veramente come gli altri, data davvero la natura, lo schermo fenomenico o no? È un fisiologo? Viene messo in un periodo cosmologico, però oggi lo toglie, dicono che sia un picco solitario, che non stia dentro lo schermo cosmologico e che sia un iniziato. Come? Ma comunicato un certo tempo, però la cosa, cioè oggi raccontiamo la cosa che, come dire, nessuno, dopo Copernico e Galileo, dopo Darwin, dico, alla luce di quello che la conoscenza ha accumulato e dopo anche Freud forse, la narrazione che per cui c'è un popolo eletto non si può più fare. Non si può fare perché non la farebbero più, perché i riscontri che abbiamo oggi non consentono, cioè tolgono spazio a quel tipo di racconto lì. Ma quella lì non la potrebbe più fare da un punto di vista scientifico. Mi sembra che questa cosa sia assolutamente andata avanti dopo Darwin, per dire, ma sul piano invece delle nostre cose c'è un sistema inerziale molto che resiste lungamente. Questo è ovviamente giustamente il suo convincimento. Io ho il mio convincimento che è una fede che va di là del cattolicesimo, io sono credo della psicosi, quindi sicuro della religione. Non intendo di essere assolutivo di niente, ma quella narrazione lì, alla luce delle conoscenze che abbiamo acquisito, non sta c'è chi ci crede e io lo rispetto. Qualche riscontro della realtà lo deve cercare, quindi io dico, penso, ma siccome tutto scuola e tutto si trasforma, abbiamo accumulato alcune conoscenze per cui le narrazioni che ci facciamo nel rappresentare cos'è la realtà e nel tempo evolvono. Per me era quella cosa di Eraclito, mi sembra attualmente ancora molto potente invece. Mentre qualche, cioè direi, forse ho messo in evidenza qualche altra cosa, mi sembra perfettamente, certo. Poi chiaramente ognuno qui può consegnare e avere le proprie esternazioni. Io sono qua per accogliere, per accettare tutto, perché mi potrei permettere, sono insieme a voi, non è che sono qua perché è il mio lavoro, il mio mestiere, ma
è un'attenzione che va sempre data ai processi attraverso cui si attiva alla teoria del pensiero della convinzione, a prescindere dalla convinzione da chi si importa. Ci sono dei processi che vanno veramente cavalcati e quelli dell'esperienza, a prescindere dal risultato. Questo profeta, questo taumaturgo,